Ringrazio anch'io Medicina Democratica per questo invito e naturalmente in qualità di segretario generale della CGIL di Brindisi non sono qua per portare semplicemente un saluto ai congressisti, ma per cercare di dare contributo del sindacato e dei lavoratori alla vostra discussione, alla vostra riflessione. Intanto perché anche il sindacato riflette e quindi sostanzialmente anche per dare il riconoscimento alla Medicina Democratica, diciamo la tua, un ringraziamento perché questa azione continua anche a Brindisi di denuncia, questa azione coraggiosa, come si è sempre detto, e determinata appunto la Medicina Democratica a Brindisi per smascherare i colpevoli delle morti del Pezzolchino, che ha richiesto quel coraggio e che chiede di uscire fuori a tutti, io lo dico con grande senso di responsabilità ma con serenità, compreso il sindacato. E questa battaglia, questa azione di denuncia che ha portato tutta la comunità brindisina a riflettere sul fatto di come questa grande industria, dopo l'intervento dell'ex dipendente dell'Ilva di Taranto, è evidente che c'è un'analogia tra questo territorio e quello, come questa grande industria così determinante nel bene o nel male in territori come il nostro, ma così invasiva e così senza controlli, ha prodotto delle devastazioni sul piano ambientale e anche sul piano dell'ambiente, sul versante dell'ambiente di lavoro. E come poi queste devastazioni incidano e quanto poi incidano sulla salute dei cittadini e sulla salute dei lavoratori. Ora, a fonte di questa azione, che ribadisco va riconosciuta, abbiamo avuto diverse reazioni, in particolare da quella che io amo definire la lobby trasversale al servizio della grande industria, quella lobby trasversale, quella della negazione anche dell'evidenza, quella del tentativo di revisionismo storico, quello nostro, quello tutto locale. Però al di là di queste reazioni e dell'insofferenza che pure la lobby forte ha cercato di contrastare attraverso mass media, i giornali, pure loro controllati, io penso che un fatto vada messo in evidenza, di come alla fine indubbiamente a Brindisi registriamo sensibilità diverse rispetto al diritto alla salute. Indubbiamente a Brindisi c'è oggi una consapevolezza diversa da parte della società, da parte dei lavoratori. Io insisto su questo aspetto dei lavoratori, sono sindacalista e so che i nostri lavoratori, così come quelli di Taranto, sono culturalmente cresciuti, si sono proprio culturalmente formati nel mito e nel culto della grande industria, che porterebbe benessere, ricchezza, occupazione, lavoro, anche a costo di pagare qualche prezzo che sta in conto di questo retaggio culturale, anche se un prezzo è l'ambiente, la devastazione che conosciamo a Brindisi e che è stata denunciata per tanto e che è diffusa in Italia e nel pianeta, anche a costo della salute, anche a costo di pagare con la vita. Ora è chiaro che rispetto a questo retaggio culturale è complicato in assenza di coraggio, in assenza di determinazione per tutti gli attori sociali agire, compreso il sindacato. Quindi questa maggiore consapevolezza, questa diversa sensibilità, intanto oggi porta a risultati per Brindisi straordinari, inimmaginabili solo sino a qualche anno fa. Oggi decine di migliaia di cittadini, di lavoratori, quelli del petrolchimico e quelli dell'ENE, insieme all'associazionismo e movimento alla CGL, attraverso 5 straordinarie manifestazioni di piazza, sono riuscite migliaia di persone con le istituzioni locali a determinare, io dico, quella che ancora è una possibile svolta culturale
attraverso la battaglia contro i rigassificatori, che è un po' il simbolo di questa svolta storica nel nostro territorio. Mi piace ricordare che quando parlo di retaggio culturale che condiziona l'agire di tutti gli attori sociali, mi riferisco per esempio a due episodi che abbiamo preso. Quando la nave di Greenpeace era davanti alle nostre coste, davanti alla più grande centrale elettrica d'Europa e che va a carbone e dove bruciamo il 60% del carbone bruciato in tutta Italia per produrre energia, quando la nave di Greenpeace esponeva il proprio slogan basta con l'inquinamento, non inquinate più, chi rispondeva dalla centrale con dei cartelloni che invece invocavano il diritto al lavoro, cioè andate via, lasciateci lavorare, erano i lavoratori, che spontaneamente in quelle ore si organizzarono per esporre questi cartelli da contrapporre all'impatto mediatico globale dell'iniziativa di Greenpeace. Analogamente, quando quest'estate, per giorni e giorni, la polietilene ed etilene prodotta da petrochimico andato in blackout e quindi con un grande rischio di sicurezza di incidente rilevante, e quando lì il petrochimico, la torcia, ha bruciato tutta questa produzione in quantità enormi, immettendo in aria quantità notevoli anche di diossina, anche i rappresentanti dei lavoratori hanno pubblicamente e spudoratamente dichiarato che lì c'era soltanto, non c'era nessun elemento inquinante e che si bruciava soltanto aria fritta e non veleni per la salute di quei lavoratori e della città. In un contesto come questo tutto diventa più complicato, ma naturalmente questa battaglia di cui Medicina Democratica è protagonista diventa essenziale. Essenziale perché è un'azione che funge, lo dico assumendo anche questa volta la responsabilità, lo dico con serenità, da pungolo, da stimolo per tutti quanti, a Brindisi compreso il sindacato, tanto che oggi sono migliaia di lavoratori brindisini che riconoscono che gli ultimi 40 anni di storia di questo nostro territorio sono stati condizionati da un vero e proprio doppio, da un'azione dopante prodotta dalla presenza così invasiva della grande industria dal punto di vista economico, dal punto di vista etico, dal punto di vista morale, dal punto di vista politico. Il riconoscimento di questa azione dopante, a mio umilissimo, modestissimo avviso, è un fatto di straordinaria importanza. Ed ecco perché, oltre al rigassificatore, quindi si reagisce quando si tocca la sabbia dei nostri fondali, sino a pochi anni fa, quella battaglia sarebbe stata inconcepibile, inimmaginabile, relegata nel cantuccio dei pensieri dell'ultimo dei nostri politici e dell'ultimo dei sindacalisti. Così come questa attenzione sulle emissioni climalteranti, insomma, qui tra Brindisi e Taranto, per 17 milioni e mezzo di tonnellate di CO2 emesse a Brindisi e 13,5 emesse a Taranto, buttiamo in atmosfera il 30% della CO2 di tutta Italia, non c'è un altro posto in tutta Europa dove le quantità siano paragonabili a quelle prodotte in questo territorio, e le polveri sottili. E tutti questi primati non solo non ci stanno bene, oggi rappresentano uno degli elementi sui quali Brindisi finalmente si interroga e si cimenta nel tentativo di trovare soluzioni. Io riconosco Medicina Democratica un ruolo determinante insieme ai movimenti, insieme alle associazioni, con i rappresentanti anche dell'ambiente, del Fondo per Salute, Ambiente e Sicurezza, un ruolo determinante per mettere al centro dell'agenda di ognuno questi temi. Se posso permettermi di prendere ancora qualche minuto, vorrei aprire una riflessione su due ulteriori versanti sensibili del sindacato e che vede Medicina Democratica protagonista. Prima è quello della sicurezza. Ho dato anche un'occhiata ai documenti che sono in cartella, li trovo
estremamente interessanti, molto interessanti, e ritengo che l'amore anche degli spunti offerti, non soltanto ai congressisti, sia tale da richiedere anche dopo questo congresso, intanto in questo territorio e nel paese, una ripresa dei soggetti che sono i protagonisti della possibile svolta culturale di Brindisi, per vedere come su questi temi che voi sollevate, a partire dalla sicurezza, che questo è velocemente trattare, riusciamo insieme a mettere in campo non soltanto l'analisi, ma una progettualità. Ora, sulla sicurezza, il rappresentante di Fondazione per la Salute chiede la prima, ma quanto ci costa? Soltanto Brindisi, un territorio piccolissimo, ci costa 3 milioni di euro all'anno soltanto per indennizzare le indennità cosiddette temporanee, cioè gli infortuni non gravissimi, e che mediamente durano 30 giorni. 3 milioni di euro per un territorio così piccolo sono una cosa cifra. E sì, perché gli infortuni, gli incidenti sul lavoro, quelli non gravi, più non mortali, a Brindisi sono 4.700 all'anno. 370 a mese, sono 13 al giorno, uno ogni due ore, per un territorio così piccolo, è un'incidenza spropositata, molto alta, certo non è paragonabile con quello che succede nell'Ilva di Taranto, che penso non abbia paragoni in tutta Europa e non solo nel resto del mondo. Ora, il punto è che non si riesce a determinare la svolta, nonostante oggi ci sia un'attenzione maggiore rispetto al dramma delle morti bianche, degli incidenti sul lavoro. Io penso che dipenda, ma ho letto nei vostri documenti che giungete alla stessa conclusione, che questa sorta di consapevolezza della impunità che molte aziende, a partire dalle più grandi, hanno. Del resto, se si mette in discussione il testo unico che introduceva finalmente delle sanzioni per chi non applica le regole e le norme sulla sicurezza, è chiaro che si vuole ritornare a dare la garanzia della impunità se non rispetti le regole che pure ci sono sulla sicurezza. Ora io semplicemente mi chiedo, ma se non si rispettano le regole vuol dire che non si rispetta la legge, e vuol dire che si è nella illegalità, e vuol dire che c'è un pezzo importante di società, a partire da chi oggi mette in discussione il testo unico sulla sicurezza, che l'Italia aveva introdotto, c'è un pezzo importante di società che ritiene che agire nella illegalità se lo fa, e cioè l'illegalità che continua soprattutto in territori come il nostro a proporsi come l'elemento strutturale della società, e non soltanto dell'economia e del lavoro. E allora io mi rivolgo a Medicina Democratica, che mi offre questa opportunità, e ai compagni e agli amici del mondo dell'associazionismo e dei movimenti, per chiedere a tutti, se non è il caso, aprendosi su questo tema, visto che sono tanti gli altri attori determinanti per la possibile svolta, che parrebbero non prestare adeguato ascolto e attenzione a questi temi, se non è il caso di ripartire con una azione comune, anche nel tentativo di sperimentare in questo territorio la valenza di nuove relazioni, nuovi rapporti, di un argine che va costruito contro quella deriva che insieme state qui denunciando. Mi ha molto colpito anche, a proposito di sicurezza, del documento sul mobbing che avete trovato, la violenza morale sui posti di lavoro. Effettivamente là, come sindacato, come CGL, nonostante una grande attenzione pure di posta rispetto al fenomeno, abbiamo grandi difficoltà nel momento in cui devi andare a capire che cosa sta accadendo e a mettere nelle condizioni l'operaio, l'impiegato, il lavoratore mobilizzato, la testimonianza dell'ex dipendente della Ilva è emblematica, difficoltà a cogliere in tutti gli aspetti mobilizzanti e a offrire, oltre che la tutela sindacale classica, anche qualcosa in più, che accompagni l'uomo, la donna, l'individuo, la persona in un momento delicatissimo della propria vita, perché se tutto si basa soltanto sull'assistenza legale nel tentativo di sicuro il riconoscimento, nel frattempo per l'uomo, per la donna, per il lavoratore sono
umiliati, nei moni e nei termini di cui anche questa sera ci hanno parlato. Anche questo è un punto sul quale non soltanto la riflessione, ma l'azione comune deve essere, riconosco che avevi ragione, più coraggiosa e più incisiva. Grazie e buona.